Buonasera, siamo all'Ipachima presso lo stand di Brambati in compagnia del direttore tecnico, signor Maurizio Girardelli. Signor Girardelli, buonasera. Grazie. Allora, signor Girardelli, lei, dunque, Brambati quest'anno compie 70 anni, diciamolo. Esatto. E lei lavora in Brambati da 50 anni. Quindi ci può raccontare, penso, in maniera molto ampia quello che fa Brambati, cosa ha fatto negli anni e cosa fa oggi. Sì, guardi, noi lavoriamo in gran parte sugli impianti sfarinati, facciamo tutta l'alimentazione delle macchine, diciamo delle presse, oppure alimentiamo, in questo caso facciamo dei pastifici industriali, ma il nostro cliente, diciamo uno dei clienti numero uno, è la Barilla. Noi lì facciamo delle linee dove una volta le linee Pensi avevano la produzione oraria di 3 quintali ora, 50 anni fa. Oggi fanno 9 tonnellate e mezzo ora di pasta. Esce un fiume di pasta e di queste linee ce ne sono 10, 12. Veramente è una grande produzione. E questo è solamente uno dei fattori. Altri clienti abbiamo De Cecco, abbiamo Voiello, abbiamo veramente un mercato. La pasta, lasciamola dire, la pasta è italiana. Certo. Ecco, e con questo noi abbiamo poi esportato un po' in tutto il mondo, abbiamo esportato in tutto il mondo i pastifici, quantomeno l'alimentazione dei pastifici e anche la parte poi di essiccazione della pasta. Una volta che la pasta esce essiccata, occorrono veramente un'immensità di sili, un'immensità di riserva, dove tutto questo prodotto poi va alle confezionatrici. È un piacere poter vedere, ecco, come si svolge tutta questa lavorazione. La pasta per noi italiani è veramente un fiore all'occhiello che tutto il mondo ce l'invidia. Poi abbiamo anche i biscottifici veramente stiamo lavorando bene, pochi anni fa abbiamo fatto tutta l'alimentazione del biscottificio di Vella, per dire, da poco è diventato un gigante e lavoriamo sempre per Barilla, il Mulino Bianco. È una delle parti dove siamo veramente forti, dove diamo le alimentazioni a tutte le linee. Quindi la pasta è italiana, ma anche la tecnologia è italiana. Sì, 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 noi ci teniamo perché siamo veramente i numeri uno, rimaniamo al passo pur avendo una concorrenza che di solito sono gli svizzeri e anche i tedeschi. Però riusciamo a vincere questa concorrenza perché siamo al top nei componenti dell'impianto, veramente riusciamo a mettere un insieme che è il meglio della tecnologia mondiale. Condividiamo, perché noi visitiamo voi aziende italiane ed estere in tutto il mondo e in effetti la tecnologia italiana anche nel mondo della pasta è sempre ai vertici. Ecco, ci troviamo un po' dappertutto, ci troviamo sì in Australia, troviamo gli impianti negli Stati Uniti, troviamo in Grecia, in Germania. Noi dove ci richiedono e noi corriamo perché sanno i clienti che sappiamo veramente fare e dare loro una tecnologia completamente automatica. Gli impianti non hanno bisogno di manodopera. Da un punto ci spiace, ma dall'altra parte è il grande valore. È il grande valore che riusciamo e con questo abbiamo veramente un nome mondiale. Forse a volte non siamo conosciuti a Voghera, dove abitiamo, ma se nel mondo, esatto, se parli di Brambati, Venezuela, tutti questi paesi li abbiamo serviti, in Canada. Tutti, chi fa pasta, chi fa biscotti veramente ci conosce. 70 anni d'altra parte non sono pochi. Sono pochi, sì, abbiamo poi in tutte le, diciamo, le mostre, le fiere, ecco, noi partecipiamo attivamente
e conosciamo una clientela mondiale. Noi abbiamo conosciuto i nonni, i padri e ora i figli, è un insieme di... e questo più che clienti sono anche degli amici. Questa è una cosa veramente bella, perché quando vengono e quando arriviamo da loro siamo ben... loro sono veramente, ci ospitano in casa. È un rapporto ormai consolidato. Sì, 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 veramente. Quindi voi esportate in tutto il mondo, fate fiere in tutto il mondo. Mi dia un cenno anche sulla sezione del caffè di cui mi parlava prima. Sì, il caffè, diciamo, è una... Brambati è particolare. Siamo partiti dal poco negli anni 68-70 e ora si può dire che stiamo lavorando il 60% nel caffè, dove produciamo sia mulini che mulini per macinare il caffè, ma tostatrici. Pensi che le prime tostatrici si tostavano 5-10 kg, 50 kg all'ora. Oggi una tostatrice riesce a tostare 6 tonnellate all'ora. Sono veramente cose immense vedere il fiume di caffè che esce da queste tostatrici. Noi costruiamo l'impianto completo, tutto automatico, dall'arrivo del verde alla, diciamo, alla confezionatrice, che non è nostra, noi alimentiamo queste confezionatrici e si arriva ad avere un tutt'uno con un software che produce brambati. Tutto noi facciamo tutto l'impianto e questo software riesce a gestire in ogni particolare e in ogni minima parte. Noi riusciamo ad avere in 24 ore di produzione, perché ci sono, come ora abbiamo fatto, uno dei più grandi del mondo, uno stabilimento Lavazza, uno stabilimento che ha raddoppiato l'impianto e è uscito, pensi, 130 silos di deposito per il verde, 40 silos per il cotto, tutta l'automazione, tutta, diciamo, anche gli abbiamo fornito una tostatrice. È una cosa immensa quello che e per noi siamo veramente soddisfatti, perché i clienti mondiali da tutto il mondo arrivano caffè nero, diciamo, ma dai più torabica, poi per non parlare dell'Australia, dove in Australia siamo il leader numero uno, perché nel paese non c'è che Brambati. Insomma, che sia pasta, che siano biscotti, che sia caffè, la tecnologia Brambati è al servizio dell'industria. Dall'Ipachim è tutto, buona serata.